Ciao bambini, eccoci ancora di nuovo in compagnia di Masha e Orso. E nello specifico stiamo parlando di Sapientino Junior della Clementone, che è un gioco per i bambini che hanno dai 3 ai 5 anni. Ci sono tantissime attività, abbiamo ben 12 attività diverse in queste schede tutte colorate, e sono tutte attività che aiutano a sviluppare l'intuito, a sviluppare anche la capacità di osservazione e, perché no, ripassare un pochettino i numeri. Allora, io qui ho questa scheda, ci sono dei numeri e ci sono delle immagini. Dobbiamo, grazie ai nostri sensori, collegare il numerino giusto con l'immagine giusta. Allora, partiamo dalla più facile. Abbiamo l'1. E qui che cosa c'è da solo? C'è questo bel soldatino. E quindi, esatto, la lucina si è illuminata. Poi, dai, facciamo il 2, andiamo per ordine. Qui c'è un 2. E qui abbiamo 2 pattini a rotelle. Perfetto. Qua c'è il 3. Ecco, dov'è il 3? Dov'è il 3? Dov'è il 3? Eccolo qua, 3 macchine fotografiche. Poi passiamo al 4. 4, 4, 4, io qua vedo 4 barattoli di marmellata di ciliegie. E dopo il 4 cosa viene? Viene il 5, quindi mi posiziono sul 5. Voi vedete qualcosa con il 5? Sì, io vedo qua 5 galletti. Perfetto. 6. Dunque, 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 6, 6, 6, anzi mi metto così, 6, 6, 6, li avete visti anche voi? Li avete visti? 6 barattoli! Ecco qua, anzi 6 secchi, scusate, non barattoli, 6 secchi. Poi il 7, qui aumentano i numeri, 7, 7, 7, e io li ho già visti, voi li avete visti? Dai, guardate bene, dov'è il 7? Dov'è il 7? È qua! 7 cavalli del gioco degli scacchi. Poi l'8. Qua c'è da contare, 8, 8, 8. Dove sei, 8? Oh, sei qui! 8 pigne! Illuminato, Vedere, vedere, sì. Poi il 9. 9, 9, 9. Oddio, saranno mica le paperelle, contiamole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sì, 9 paperelle. E infine il numero più grande, il 10. Beh, andando anche per esclusione, poi proprio come colpo visivo, direi che qua abbiamo 10 carote. Sì, si è illuminato, fantastico. C'è rimasto un'ultima attività da fare, che è qua dietro. E questa io non lo so, non l'ho mica capita. Secondo me dobbiamo capire quali oggetti sono di Orso e quali sono di Masha. Boh. Oppure dobbiamo fare... Oppure sono delle addizioni. Non lo so proprio. Ah no, ho capito, ho capito, ho capito. Bene, adesso ci sono. Allora, qui dobbiamo proprio aguzzare la vista, Abbiamo tutti degli oggetti diversi. Per esempio, abbiamo 2 fragole e abbiamo 2 cappelli, quindi sono lo stesso numero e quindi vanno messi insieme. Avete capito? Quindi partiamo dall'1. Abbiamo una Masha e un orso. Fantastico. Poi abbiamo detto che qua abbiamo 2 more o 2 fragole, non capisco bene cosa siano, e 2 cappelli, e quindi vanno insieme. Qui bisogna saper contare e guardare anche molto bene. Dopo il 2 cosa viene? Viene il 3. Io qua vedo 3 foglie e vedo 3 tazzine. Bene. Poi viene il 4. 4, 4, 4. Li avete già visti? Dai, vi lascio guardare. Allora, ci siamo? Io vedo 4 ciotole e vedo 4 teiere. Ora la lucina si è accesa. Dopo il 4 viene il 5. 5, 5, io vedo 5 mele e 5 pomodori. Bene. Poi il 6. Ah, ecco, allora quelle erano more, perché qui abbiamo 6 fragole e qui abbiamo 6 lecca lecca. Che bontà.
e dopo il 6 c'è il 7. Allora, 7 martelli? Saranno mica 7 funghetti questi? Sì, 7 funghetti. Poi 8. 8, 8, 8. Ecco qua, 8 telefoni. E poi... ah, eccoli, 8 soldatini. Ma come siamo bravi. Poi 9. Dobbiamo contare adesso, eh. Ah, ecco qua. Qua abbiamo 9 tazze. E qui abbiamo... 9... che cosa sono? 9 bottiglie di qualcosa. E infine il 10. Caramelle, caramelle, caramelle qua, bambini. 10 caramelle e altre 10 caramelle. Wow, quindi abbiamo 20 caramelle. Ma che bello, possiamo fare merenda adesso con tutte queste cose da mangiare. Abbiamo la frutta, poi ci sono le teiere, lecca lecca, ci sono le caramelle. Ah, che bontà, che bontà. Allora io vi saluto e corro a fare subito merenda con tutte queste cose buonissime del mondo di Masha e Orso. Ciao bambini, ci vediamo alla prossima puntata.